Ehi, Kay, scusa il ritardo. Tranquilla, io mi godo il sole. Avevi una cosa importante da dirmi? Spero che non si tratti di Chris che mi vuole nella sua organizzazione. Gli ho già detto che non ci penso neanche. So cosa sopportate tu e gli altri della Hand Wolf Squad. Mi rifiuto. Non riguarda questo. Riguarda proprio te. Me? Sono preoccupato. Come va a scuola? Sul serio? È di questo che vuoi parlare con me? Quelle ragazze ti danno ancora fastidio? Intendi se mi trattano ancora come un mostro? Ehi! No, no! Ascoltami, non sei un mostro. Lo sono. Lo sai anche tu. Ecco perché mi tengo lontana da tutti a scuola. Se sapessero cosa sono davvero. Quindi... non hai amici con cui parlare? Parlare? E di cosa? Della mia vera natura? Del fatto che sono un mostro abominevole? Ma... ehi, tranquilli. Di solito non ammazzo i miei amici. E se ci fosse un modo per liberarti dei poteri? Lo farei anche in questo momento. Allora c'è una cosa che devi vedere. Sai già tutto di Miranda, del mutamicete, delle ricerche ossessive e degli esperimenti sugli esseri umani. Come me? Esatto. Quello che non sai è che abbiamo appena trovato una sua ricerca. A quanto pare ha scoperto un cristallo purificante che rimuove il mutamicete da un organismo. Un cristallo purificante? Se riuscissimo a trovarne uno, potremmo indebolire o rimuovere del tutto i tuoi poteri. Stai scherzando? No, no, ma le sue note sono incomplete. Comunque, credo di sapere dove trovare il resto della ricerca. Facciamolo, troviamola, dov'è? Lì dentro. Cosa? È un frammento del megamicete. Assorbe e conserva i ricordi delle persone morte nei suoi paraggi, inclusa Miranda. E tutto quello che sapeva. Se entri nella sua coscienza, potresti risolvere il mistero del cristallo purificante. Aspetta, che intendi con la sua coscienza? Ok, con... la... tua connessione profonda, potrai esplorare le informazioni al suo interno. È una follia. Sembri impazzito. Sì, sì, lo so, Rose, ma non è pericoloso. Ok, pensala come camminare tra i ricordi di qualcuno. Tu credi funzionerà? Vale la pena provare. Che hai da perdere? E cosa dovrei fare? Tu, cazzo, beh, io non lo so. Prova a concentrarti. Vedi come va. Ok. Bene. Proviamoci. Già, a volte sembra veda cose che non esistono. Fa paura. Ehi, non ti avvicinare, mostro! Scommetto che non ha nemmeno un amico. Sicuramente non. Cos'è quella roba sulla sua mano? Che problemi ha? Zitte! A volte non ti avvicinare, mostro! Mostro! Fa paura. Lo sai quanto è potente quella bambina? Cos'è quella roba sulla sua mano? Andarci! Sicuramente non. Mostro! Vai, scritti! Prego, aspetta!